Dottor Bonucci, con l'arrivo dell'estate è importante cercare un po' di relax, ma per chi è in cura quanto è fondamentale la scelta della località? Dunque, intanto è importante soprattutto il relax, ovvero far andare in vacanza i pazienti è veramente molto importante, soprattutto anche dal punto di vista mentale e psicologico, avere un periodo in cui può andare senza avere l'assillo di fare certe cose. Ed è importante la scelta, perché a seconda che tipo di patologia forse si ritiene più giusto una località piuttosto che un'altra, quindi indipendentemente dalla scelta di fare vacanza è importante la località, che può essere la montagna, il mare, la campagna, gli agriturismi, che possono essere sicuramente momenti di relax maggiori. Da questo punto di vista possiamo fare magari una distinzione in alcuni per quanto riguarda certe patologie e certe località. Ad esempio, anche facendo riferimento ad un trattamento oncologico, andare in montagna potrebbe essere giusto, però alcuni farmaci antiblastici possono aumentare la pressione e quindi un controllo maggiore. Allora a questo punto dovrei sempre far riferimento ad una patologia, al medico, e allora magari se faccio certe cose magari scelgo un'altra località. Se per esempio vado al mare, che in questo periodo penso una delle località più blasonate o anche più ricercate, devo stare attento se sto facendo terapia, perché non posso stare tanto al sole, perché il sole purtroppo energizza tutte le sostanze che ho messo in dentro e quindi possono dare qualche problema da questo punto di vista. Quindi usare anche un'accortezza da questo punto di vista. È anche importante forse scegliere luoghi non troppo caotici. Nell'affollamento possono esserci una quantità di persone, e questo non è controindicato perché ci sono tante persone, ma perché il fisico del paziente è sicuramente un po' debilitato ed ha una risposta diversa ad una normale quantità di batteri che magari possono esserci normalmente. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, una ulteriore limitazione ad essere praticamente in una località. A questo punto potrei scegliere tranquillamente un agriturismo o andare in collina dove posso fare le mie passeggiate, non ho tanto sole, magari è importante anche prendere il sole, questa è una cosa da poter dire. Il sole va preso intorno a una decina di minuti, un quarto d'ora, senza nessuna protezione, perché questa non fa altro che stimolare la vitamina D. A questo punto di vista la vitamina D è importante perché è un ormone che aiuta anche il sistema immunitario, quindi fare prendersi solamente una decina di minuti, un quarto d'ora, senza nessuna crema e stare al sole, anche solamente con la faccia e con gli arti, è sicuramente molto importante, e lo si può fare sia in montagna, sia al mare, sia in agriturismo, quindi sia in campagna. Molto importante anche l'alimentazione. Che tipo di alimentazione allora devono seguire le persone che sono in cura in questo periodo? Una delle cose fondamentali è non perdere tante proteine, perché bisogna metterle dentro, bisogna introdurre, ma l'introduzione deve essere molto oculata, e allora in questo periodo sicuramente l'uso del pesce è indicatissimo, come anche l'uso della frutta. Bisogna stare un po' attenti anche al tipo di frutta, alla quantità soprattutto, perché i pazienti che fanno chemioterapia o che fanno la terapia o che hanno una patologia di questo genere, gli zuccheri in senso lato vanno in qualche modo evitati, perché sono un sintomo, una crescita dell'organismo, ma anche per quanto riguarda le cellule neoplastiche. Per quanto riguarda però la sostituzione della frutta e la verdura con gli integratori, questo è veramente sconsigliato. Sono molto meglio un frutto o una verdura piuttosto che una pasticca di vitamine che non vanno assolutamente utilizzate, perché le vitamine non si assorbono, non si assimilano. Quindi questa è una cosa da dover dire: nel momento in cui io ho necessità o ho bisogno, anche solamente per la mia quantità di vita, non devo prendere delle vitamine in pasticche, ma le prendo attraverso l'alimentazione.